Hello big guys, Benvenuti in questo nuovo video e finalmente abbiamo l'ultimo box per il 25esimo anniversario, Invasione del Caos, il box che attendevo di più. Scusate questo brusco cambio di inquadratura di camera, ma fatto da solo il telefono. E allora, l'ultimo punto dei box che abbiamo aperto, qui appunto sul canale potete trovare tutte le varie opening e non possono ovviamente mancare le nostre forbicine dell'IKEA blu. I veri protagonisti della saga. Qua nel frattempo stanno volando tutte le plastiche dei pack aperti. Vorrei farvi vedere, ma c'ho il telefono fissato sul cavalletto per l'appunto. Andiamo ad aprire finalmente il pack che aspettavo più di tutti. E prima di continuare, come al solito, se siete interessati a questo tipo di contenuti, quindi unboxing, retro format, ma anche a video di tech profile Edison, Tengku Plant, Hut, Goat, iscrivetevi al canale, lasciate un piace, un commento e mi supporterete un sacco, mi motiverete a fare un sacco di video in più e mi aiuto appunto a realizzare il mio obiettivo, quello di rendere, cerco diciamo di rendere il canale un piccolo secondo lavoro part-time e mi diverto appunto a condividere soprattutto la passione per il gioco assieme a voi sul canale. Diciamo che l'obiettivo è arrivare ai 3.000 iscritti per la fine dell'anno, quindi dipende di base da voi, anche da me, sperando di essere un po' all'altezza dell'obiettivo, però dando le ciance e cominciamo. Allora, l'obiettivo del box è trovare il drago imperatore del caos, che non è quello che sta per arrivare ora. Ok, non è lui. Però Drago Imperatore del Caos è la carta che cerco più all'interno di questo box. La desidero veramente tanto, una delle carte più belle del gioco. Secondo me Invasion of Chaos è letteralmente una delle espansioni più fighe, dato che introduce, diciamo, i mostri di Taos, per l'appunto, che sono il BLS, Drago Imperatore del Caos, ma anche appunto il Mago Nero del Caos. Diciamo che fra i tre, io il Rukoki me lo metto lo stesso da parte, preferisco il Drago Imperatore del Caos, anche perché il BLS già ce l'ho, quindi appunto mirerei a quello. Ok, il Maju, questo utile per chi gioca. E poi c'è anche il Sorcio, è vero, in questa espansione che arriva il Sorcio. Anche la Gru, ok. Per quanto comuni, ragazzuoli, io me le metterò da parte queste carte qui, perché sono sempre utili per Goat, per l'appunto. E magari appunto, se dovessero servire, magari a qualcuno delle mie conoscenze, ce le ho da scambio o eventualmente in vendita o in regalo. Vediamo un pochettino. Allora, questa carta fortissima, tenetevela, è una delle carte più sottovalutate pure in Edison per il side, e secondo me è da giocare un sacco durante il meta Tengu Plant, perché appunto va a rimuovere carte come la Turo, mostri con 1000 inferiore, se non erro, è veramente forte, forte, forte come cartina. Un altro Manju. E voi ragazzuoli, prima che la trovi, perché succede sempre così, solo una volta mi sono ricordato di dirlo, ma stavolta lo dico, quale secret vorreste vedere appunto all'interno del box? Qual è quella che desiderate di più e quale secondo voi andrò a trovare all'interno del box? Perché ce ne sarà solo una, purtroppo, una scelta che mi ripeterò per l'ennesima volta, non concordo con la stampa di questi box. E ok, abbiamo anche il Trap Jammer, che non me la ricordo, un po' come una carta di merda, però la metterò qui. Anzi, la mettiamo un po' più distaccata dalle rane. Io voglio trovare troppo il Drago Imperatore del Caos. Sei qui, è qui, è qui, è qui. Non è vero, mai. Oh, what? Ok, mi sono solo confuso perché pensavo ci fosse lui, vabbè. Ok, mettiamo l'altro Ryukoki lì per lo zombie. Che da piccolo mi ricordo, il Ryukoki era una delle carte che più odiavo in assoluto. Perché? Che succedeva? Dato che ero bambino per l'appunto e non conoscevo bene il gioco, come non che sia un grandissimo esperto, però conosco un bel po' di carte. Berserk Gorilla, oh, che mi serviva. Comunque, stavo dicendo, non mi devo perdere nelle discussioni. Quando andavo a spaccare la tartaruga piramide, mi aveva sempre sto Ryukoki e io ero un po' un abbettino, tant'è che giocavo appunto nel gioco, quello di Yuri, mi pare fosse GX Academy.
C'era ancora il limite delle 80 carte, per dirvi se non ricordo male. Comunque mi sono ritrovato sempre con sto Liu Cocchi e io con le carte del merda che facevo fatica a. Eccolo! Sì, cavolo! Sì! Mua, mua, mua. Non c'ho la bustina protettiva a portata di mano, porca miseria! Ma godo. Godo come un riccio. Perché la carta che volevo più di tutte il sì, affanculo, non so perché bastare. Comunque sì, l'ho trovato. Mamma mia, che soddisfazione. Mamma mia. Mamma mia. Che bello. Oh, adesso posso, con una nonchalance posso aprire ora l'espansione. Mi manca solo quella carta lì. Come si chiama? Tipo dimensionale, qualcosa, fusione dimensionale, una cosa del genere. E vi giuro, sto box per me a posto. Benissimo, sto benissimo. Perché è una delle carte che cerco di più, dato che, diciamo, mi sto interessando un po' al formato Perfect Circle. Non l'ho ancora studicchiato bene, quello assolutamente no, dato che sto preparando un'altra videoguida per un altro formato di Yugi, che potrei aver accennato già negli altri video, ma lascio a voi indovinare il coso. Cioè, lo mettiamo da parte, scusate. Compulsory, anche una delle carte più forti del formato Edison, Plant, ma anche Hat. E niente, io sono contentissimo proprio con questo boxing. Scusate sempre se mi ripeto, però nonchalance pura. E ancora devo trovare la Ultra. E ora che l'ho detto, sarà esattamente qui. Eccola qui, nella prossima busta. Nell'altra fila. Comunque, oh, ragazzuoli, mo non vorrei dirla tutta, però mi pare che, forse tranne per un box di quelli che ho aperto, la secret è sempre sulla fila destra. Quindi, caso che doveste andare dal negoziante, prendete la fila destra. Porca miseria, vi giuro, sto a trovare solo lì. Solo lì sto a trovare la secret. Mi pare. Così pare. Ole. No. Niente. Ok, ancora nessuno oltre, ragazzuoli. Quindi saranno tutti in questa fila qua. Ma me ne frega quasi un cavolo, dato che Drago Imperatore del Caos l'ho trovato, sono contento. Ci manca solo il BLS Ultra pure. O il BLS, o il Mago Nero del Caos, o quella magia lì. E vi giuro, sto benissimo con le Ultra. Davvero, cioè, se il BLS o la magia, ancora meglio. Il Mago del Caos, diciamo. Scusa, il Mago Nero del Caos. Ok, abbiamo l'altra super. Pensavo di aver trovato lui, che ho visto per un momento lui. Però vi giuro, preferirei un sacco quelle due. Le magie ancora dobbiamo trovarle. E caso che dovesse capitare, è capace pure che potrei comprarmi un altro box di questo, perché mi piace veramente un sacco Invasione del Caos come box. Ok, niente. Fenrir, ispirato alla mitologia norrena. Se vi piace, parliamone, dato che piace un sacco anche a me, anche se non l'ho. Potrei approfondirla meglio, ma purtroppo il tempo me lo impedisce. Qua c'ho il sentore dell'ultra. No. Niente sentore dell'ultra. E la gru. Ok. Niente sentore dell'ultra. Alla fine, più vai con Nonchalance, e più c'hai la possibilità di trovare, diciamo, la carta che più ti interessa. Quindi adesso vado tranquillo. No, non è vero, un po' me l'aspettavo, quindi infatti mi sono ammutolito. Invece prima stavo parlando e mi sono ammutolito dopo aver visto la carta. Quindi, oh, forza di riflesso oscura. Questa forse è una delle carte più brutte che potessi trovare. Veramente una delle più brutte che potessi trovare, effettivamente. Male, male, male sull'ultra. Male, male, male. Dai, speriamo di trovarne una buona. Mo trovo un'altra di queste, cioè piango male. Lo smashing ground, però me lo potevo mettere da parte pure prima. No. Ok, adesso cominciamo a rallentare il ritmo, ragazzoli. Perché, allora, le super sono 4. No, sono 3. Sono 3 super. Quindi abbiamo la super che ci manca. Andiamo piano. Ok, qua non ci dovrebbe essere nulla.
Infatti, e mancano le due ultra e la super. Quindi incrociamo le dita, ragazzuoli. Pray for Stardust. Scrivete forbicine che è in chat. Forbicine che è in chat. Ok, questo è bello ciotto. È ciotto. Mettiamo piano. Piano. Ok. Cazzo. Ah, free. Ok. Ok, questo non male. Chi gioca magari fantasy può essere utile. E ora il momento della verità. L'altra ultra. Mo tipo l'ho già trovata l'altra ultra e non me ne rendo conto. O peggio ancora non la trovo. Peggio ancora non la trovo. Ok, pronti ragazzuoli. Moltiplicatore di formite. Fuori formite. Scusate. What? Possibile? Possibile che non ci sta nulla? Possibile? Hello? Ho già trovato l'ultra e non me ne sono accorto? Ma è un incubo! Cioè, il box doveva essere il più bello del mondo. Scusate ragazzuoli, vado a cercare l'ultra caso che l'abbia dispersa. Scammato. A few minutes later. A meno che il box non sia così. Quindi niente ragazzuoli, il recap è questo. È questo, cioè manca l'ultra. Manca la seconda ultra, mo non vorrei che effettivamente Invasione del Caos fosse tutta così. Con solo una ultra nel box. A quel punto sarebbe veramente bruttina. Niente, io che ero nella felicità più totale, sono tornato nella depressione più totale, quindi mi continuerò a guardare lui. Dannazione. Quindi, boh, io sconcertato, vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Unitevi al mio server Discord per consolarmi. Lasciatemi un viaggio di sostegno per cortesia perché sono devastato. Ma la mia seconda ultra poteva essere qualsiasi carta bellissima, no? Me ne frega quasi un cavolo.